Vabbè, normale, io sono contento di tornare, poi bisogna vedere la partita come va. Sarei più contento se si va a vincere, se si va a fare qualche punto contro una squadra che secondo me è una buona squadra, nel senso che gioca tanto, però c'ha qualche amnesia dietro. Hanno fatto qualche acquisto importante. Vediamo come si inseriscono i nuovi loro. Secondo lei il Foggia può risentire anche negativamente di tutti questi mesi? Vabbè, uno se lo augura, anche se non credo, nel senso che ha portato i giocatori importanti. Lo fa come tutte le squadre, cercando di migliorare la squadra. È vero che Foggia ha giocato un calcio che lo giocano in pochi, qua, nel senso tanto possesso più da Barcellona, però si devono rifforzare dietro e penso che Tonucci e Krenkl gli danno aiuto. Vabbè, io spero che non finiamo come abbiamo cominciato, nel senso che eravamo troppi e spero che rimaniamo, anche perché in questa pausa per me si è lavorato bene, proprio perché in campo eravamo in 20. Vabbè, sono contento di quelli che sono arrivati. Ma lei serve un centrocampista? Ecco, completiamo la frase. Mettiamo la frase che io, ripeto, vorrei la rosa con doppione nei ruoli 11 e 11 fanno 22 più un difensore, un centrocampista, un attaccante. Perfetto. E sono 25. Sintesi, attualmente siamo ancora tanti. Per dire, io ho chiesto un centrocampista. Più o meno con queste caratteristiche, cioè volevo capire un po' se era questo, la tipologia, il profilo oppure no. Per me il profilo è Mariani. Non sempre si può avere tutto quello che uno chiede.